la questione del Covid ha prodotto degli effetti diversi a seconda della struttura psichica che in qualche modo ha recepito quell'effetto, quello stimolo. Quindi non per tutti il trauma del Covid ha avuto lo stesso impatto. Certo, la parola trauma, forse detta così, può essere subito intuita, ma in psicopatologia il termine trauma indica essenzialmente un'esperienza che ha tre caratteristiche. Tutte le volte che noi siamo in condizione di oggetto in una situazione, quindi dove sentiamo che la nostra soggettività viene azzerata, siamo come qualcuno che è all'angolino e non si può muovere, siamo senza via di fuga, siamo nelle mani totalmente di un evento o nelle mani dell'altro, quindi siamo in condizione di oggetto. Due, siamo in una situazione che buca ogni nostro velo simbolico, che buca ogni nostra rappresentazione simbolica. Ciò che fa trauma rompe ogni trama simbolica, rompe la coperta del senso con cui proviamo a rivestire la nostra vulnerabile esistenza. Il trauma non ci permette di avere un orizzonte di senso, quindi essere in condizione di oggetto, essere in una situazione insensata, inspiegabile, gli psicoterapeuti direbbero non mentalizzabile, e in una situazione che ci coglie di sorpresa, che ci prende alla sprovvista. Da questo punto di vista il trauma è come se non fosse preannunciato da un'angoscia. Genera angoscia, ma non è qualcosa che possiamo anticipare, ci spiazza. Ecco perché si è parlato tanto del Covid come un trauma collettivo, come un trauma che ha investito la vita di tutti noi. Perché in qualche modo tutti noi ci siamo ritrovati inevitabilmente, se pensiamo ai primi giorni, alle prime settimane, siamo stati spiazzati, ancora oggi l'orizzonte di senso, il capire effettivamente cosa sta succedendo non è ben chiaro. Infatti quando abbiamo concordato con Gian Domenico il tema e la possibilità di fare questa conferenza, eravamo in un'altra epoca, non avremmo immaginato che ci saremmo ritrovati in un secondo lockdown e non ne siamo ancora usciti e siamo ancora in condizione di oggetto. Ecco perché è molto difficile secondo me per un psicanalista fare delle osservazioni sull'aspetto sociale mentre lo stiamo vivendo, è difficile. Gli storici dicono che un giorno questo periodo servirà per studiare il modo in cui i politici prendono le decisioni sotto pandemia. Io nel mio piccolo, nel mio studio, ho osservato che il trauma ha rotto certe trame in modi diversi.